Grazie per la spigolatrice di Sapri. Qualunque cosa si pensi della statua liberamente ispirata alla poesia di Luigi Mercantini posizionata sul lungomare, è indiscutibile che il successo che sta riscuotendo è ormai planetario. CNN, The Guardian, BBC, Agorà, Carta Bianca, Pomeriggio 5 e Radio Capital sono solo alcune delle emittenti nazionali e internazionali che si sono occupate delle polemiche attorno alla statua. Da giorni sono di stanza sul lungomare, intervistano gente del luogo, esperti, lo stesso scultore che alla fine ne ha tratto una bella pubblicità, e anche se più interessati al lato B che al valore simbolico e artistico dell'effigie, rendono un buon servizio alla città di Sapri, a cui evidentemente la spigolatrice continua a portare fortuna. Questa figura ieri come oggi risulta quanto mai affascinante e investe il sentimento popolare, sia esso negativo o positivo, tanto da essere conosciuta ovunque, ben più, è triste dirlo, dell'impresa storica di Carlo Pisacane. Questa operazione commerciale, sorta in maniera del tutto spontanea, sta dando molti più frutti di tutte quelle solitamente organizzate nei minimi particolari, con dispiego di fondi e personalità. La statua della spigolatrice ha fatto parlare di Sapri in tutto il mondo, suscitando curiosità in questi tempi in cui, lo ricordiamo, in pochi attimi un argomento può diventare virale e una persona, o in questo caso un luogo, può farsi popolare. Anche Lercio, la nota testata satirica, non ha potuto non fare ironia sulla statua, richiamando in causa pure i bronzi di Riace, sulla scia e con il medesimo tono di quanto fatto dalla pagina Facebook Le più belle frasi di Osho. Della spigolatrice di Sapri tutti ne parlano, VIP e non solo, è diventata addirittura un trend topic su Twitter. Google Trend mostra l'impennata che le parole spigolatrice e Sapri hanno ricevuto in questi giorni. Ora c'è solo da sperare che la curiosità e la voglia di farsi un selfie con la statua rendano stabile il successo e le opportunità per la città di Sapri.